Buongiorno amici tennisti, siamo qui oggi con Diego Narciso. Ciao, ciao Isidoro. Al Narciso Tennis Academy di Boldo, la tua scuola tennis, giusto Diego, la tua accademia? Sì, la sede della mia accademia, la nuova sede perché ci siamo appena insediati questa settimana, quindi siamo partiti. Diego, siamo qui oggi, con Diego faremo tre appuntamenti riguardanti il mondo Dunlop. Una recensione della CX200, la recensione della CX400 e poi una super sorpresa che non potremo svelare prima degli inizi di ottobre. Quindi... Perfetto, io sono pronto. Ok Diego, cominciamo dalla CX200, quindi le tue sensazioni come sono state in campo? La CX200 si dora una racchetta molto molto solida, una racchetta che io reputo veramente diciamo eccezionale dal punto di vista dell'impatto. L'impatto è preciso, è molto, se vogliamo, come dire, proprio pieno ogni volta che si sente il colpo sulla palla, la racchetta non vibra, quindi è veramente, okay, veramente precisa, e soprattutto il comfort nel momento in cui si colpisce la palla. È una racchetta comunque con un piatto corde, ricordiamo 98, quindi una racchetta abbastanza piccola, ma comunque con un, diciamo, un ottimo comfort nel momento in cui si colpisce, e tutti quanti i colpi vengono fuori alla grande. Direi che è una racchetta molto buona per tutti quei giocatori che vogliono spingere la palla forte, a cui piace veramente spingere avendo un pochino di controllo in più, quindi con la sicurezza che la palla non viaggi troppo e non vada spesso fuori. Se mi posso permettere, mio piccolo, di aggiungere che anche il livello di spin, come poi vedremo adesso dalla scheda tecnica, non è affatto male, considerando appunto il profilo 21,5 che è quasi di un telaio classico, e il suo tipo di piatto come c'è nel 98. E appunto adesso vediamo tutte le tecnologie utilizzate per la CX200 nel video tecnico. Diego, siamo appena rientrati appunto dalla visione del video tecnico. A questo punto, tu, ai tuoi allievi, a chi consiglieresti? A che tipo di giocatore consiglieresti questa racchetta? Ma guarda, allora, questa racchetta è una racchetta sicuramente di alto livello, quindi va per quei giocatori che fanno competizione, che giocano tanto a tennis e che, secondo me, dalla terza categoria in giù può essere una racchetta molto buona. Io ho diversi giocatori che ci giocano bene e che, diciamo, hanno un gran giovamento nel giocare con questa racchetta, perché ricordiamo che la CX è proprio da controllo, quindi è proprio il controllo la cosa più importante di questo telaio, che ti dà la possibilità di spingere veramente la palla in ogni colpo, però di avere la tranquillità di sapere che la racchetta non vibra e la palla, diciamo, esce sempre pulita. Quindi direi che dalla terza in giù, ragazzi, utilizzatela perché è veramente top. Mi allaccio appunto alla versione dello sweet spot che diceva Diego, perché come abbiamo visto nel video tecnico, che è una cosa fondamentale di questa racchetta, avendo uno sweet spot abbastanza ampio per essere una 98, davvero tende ad aiutare anche nei colpi, diciamo, leggermente decentrati, che in partita, in fase di tensione, sappiamo tutti, ce l'abbiamo tutti, spesso decentrati dalla motoriale fino ai top, hanno questa caratteristica. Ciao ragazzi, ora ci vediamo per il prossimo video CX400 e poi per la super sorpresa. Ciao a tutti! Ciao.